A voi che siete amanti del make-up, della bellezza e tutte le cose cosmetiche possibili, immaginate, benvenute. Questo è il tutorial sul blush fatto in casa tanto atteso. Allora, questo qua è il blush, ve l'avevo già fatto vedere nel video tag cosa c'è nella mia borsa, e questo è il blush. Io l'ho messo in questi contenitorini, in queste jar che avevo da tempo, che sono doppie, praticamente ne avevo fatto talmente tanto che ne ho messo un po' qua. E un po' qua col tappino suo. Allora, spieghiamo prima. Questo è un prodotto fatto in casa, quindi la durata non è come i normali cosmetici. Ovviamente non va usato in quantità, come si dice, non troppo eccessive, perché contiene il colorante alimentare e mi sono informata che usandolo troppo spesso, quindi voi lo tenete magari in borsetta e quando avete bisogno di avere un colorito un po' più acceso rispetto al normale, ve lo usate. Non tutti i giorni, o magari, cioè non tutti i giorni, non troppo, non fatevi pattoni ogni volta. Però comunque mi sono anche informata che questa cosa praticamente non va bene per chi la ingerisce, cioè il colorante alimentare ingerito non è che va benissimo. Però giusto una puntina per la pelle, diciamocelo, ci sono tanti di quei cosmetici che fanno male, non è che ce ne può fregare di meno. Anche la tinta fa male ai capelli, noi facciamo tutte le cose che fanno male, bere, fumare. Ormai siamo nel 2012, piangiamo, male stiamo. Va bene, tagliamo. Allora, questo blush è stato fatto con crema idratante per il viso normalissima. Io ho usato una crema, un'altra crema, voi potete usare qualsiasi crema, basta che sia per il viso, perché comunque è un po' più grassa magari anche, o dipende, ve la prendete apposta per la vostra pelle, per il tipo di pelle che avete, se ce l'avete grassa, se ce l'avete secca, eccetera, eccetera. Cosa fate? Prima di tutto prendete una ciotolina, mettete dentro due noccioline, più o meno così. Due noccioline intanto. Io adesso cosa ci faccio con questo? Vabbè, la userò per spalmarmela e incremarmi tutta. Taglieremo anche questo. O forse no. Vabbè, usate un quantitativo di crema. Poi mettete inizialmente due goccine di colorante alimentare rosso. Ebbene sì, colorante alimentare rosso. Fa un po' strano. Dopodiché utilizzate la maizena, la cosiddetta maizena amido di mais, che è questa qua. Ok? La aprite e prendete circa, dunque, calcolando che avete preso due noccioline di crema viso, due goccioline di colorante per dolci rosso, utilizzate più o meno un cucchiaino. Andate comunque di passo in passo, girate, mescolate bene fino a raggiungere comunque la consistenza, il colore fucsia, perché deve essere fucsia. Se lo fate più chiaro, ho già fatto un sacco di prove, non rilascia il colore sulla pelle, perché comunque sembra fucsissimo, ma veramente appena, cioè, è fucsia. Appena lo si stende, se notate, va quasi a distribuirsi talmente bene che non si vede più niente. Però se guardiamo bene comunque c'è, qua in telecamera purtroppo non si vede niente, però sul viso avete visto che mi sono un po' comunque data una zona rosea. Vabbè, mescolate fino a ottenere un composto più o meno così. Appena lo fate non è così, nel senso è più cremoso. Il bello di questo blush fatto in casa è che aggiungendoci la maizena diventa una specie di mousse setosa, perché appena la si stende, appena la si prende è una crema, appena la si stende diventa quasi cipriosa, cioè proprio lascia la pelle come se come se avete messo la cipria. E niente, questo è tutorial. Purtroppo non posso farvi vedere come farlo perché lo butterei, mi scoccerebbe. Ne ho già appunto due vasetti pieni e mi scoccia sprecarle. Niente, se avete domande scrivetemi pure.
se vi piace il mio trucco, scrivetemi pure. Niente, basta. Un bacione a tutte e buona giornata. Ciao. Vabbè, dimenticavo. Iscrivetevi.